Monte dei Paschi, azionisti revocano Bastianini dal CDA, al suo posto entra Stefano Di Stefano. 170° anniversario della Polizia di Stato, parla Milone, massima attenzione alla movida estiva. Siena protagonista al Vinitaly di Verona, sodalizio di gusto con la città di Cuneo. Per lo sport il calcio a CN Siena, Di Santo sul suo contratto in scadenza, mi sono già incontrato con la società. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti alla TG 90. È stata deliberata oggi durante l'assemblea degli azionisti la revoca di Guido Bastianini dal consiglio di amministrazione della banca Monte dei Paschi. Al suo posto entra Stefano Di Stefano, un altro candidato proposto dal MEF. Sentiamo Cristian Lamorte. Assemblea di azionisti del Monte dei Paschi senza colpi di scena, la terza consecutiva a distanza nel rispetto delle normative Covid, la prima da amministratore delegato per Luigi Lovaglio. L'assemblea ha deliberato la revoca di Guido Bastianini dal consiglio di amministrazione di Rocca Salimbeni e la nomina al suo posto di Stefano Di Stefano, candidato proposto dal MEF e dirigente dello stesso Ministero dell'Economia, oltre a confermare il consigliere delegato Luigi Lovaglio, già cooptato dal CDA il 7 febbraio scorso in occasione del ritiro delle deleghe a Bastianini. I soci hanno inoltre deliberato di respingere due azioni di responsabilità promosse da Blue Bell Partners, la prima contro gli ex vertici Alessandro Profumo e Fabrizio Viola e la seconda nei confronti di tutti gli attuali consiglieri in carica, ad esclusione di Lovaglio. Decisivo nel respingere le azioni di responsabilità all'orientamento del Tesoro, titolare del 64% circa del capitale, anche se la sua incidenza sul voto non è desumibile in assenza di indicazioni da parte del Monte dei Paschi sul capitale complessivo intervenuto in assemblea. Approvato infine anche il bilancio 2021, chiuso con un utile consolidato di circa 310 milioni di euro. Ora l'attesa è tutta per il nuovo piano industriale, per il quale Lovaglio è al lavoro fin dal suo insediamento. La Polizia di Stato ha festeggiato questa mattina il 170° anniversario dalla sua nascita e lo ha fatto con una grande cerimonia al Santa Maria della Scala. Una grande presenza di pubblico con tutte le principali autorità di Siena e provincia, compreso il sindaco De Mossi e il prefetto Maria Forte. Tutti i dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. Questa mattina è stato festeggiato al Santa Maria della Scala il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Presenti tutte le principali autorità cittadine e del territorio, dal prefetto Maria Forte ai sindaci della provincia. Durante il consueto saluto iniziale, il questore Milone ha rimarcato sulla massima attenzione verso il rischio di vendita di alcolici ai minori e verso la movida estiva troppo accesa, soprattutto in vista della stagione palesca che tornerà dopo due anni. Ma anche sottolineato come proprio le contrade rappresentino un presidio importante per Siena, che è una delle città più sicure e tranquille del paese. La tutela delle fasce deboli è una grande priorità per noi, quindi tutelare gli anziani dalle truffe che sono crescenti, tutelare i ragazzini, perché di questo si parla, parliamo di ragazzi di 14-15 anni, dall'abuso di sostanze alcoliche. Oggi si vende troppo facilmente l'alcol ai ragazzi, noi dobbiamo intervenire, ho coinvolto anche il sindaco perché presto dovremo trovare una linea d'intesa che ha a che fare col commercio delle sostanze alcoliche. Credo che il palio sia una manifestazione plurisecolare, quindi voglio dire, come si è fatto in tutti gli anni antecedenti, si farà nel momento in cui si farà anche quest'anno, noi saremo lì a garantire il nostro apporto sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il questore Milone ha anche riassunto i dati più significativi di questo anno di attività, che ha segnato un incremento del 10% di arresti e del 25% di denunce. Sono diminuite invece le pattuglie, soprattutto a causa del Covid, che però hanno comunque lavorato intensamente, identificando ben 8.000 persone in più rispetto all'anno precedente. Anche i DASPO sono passati da 2 a 10, una linea dura quella del questore sulla violenza durante gli eventi sportivi, come di recente capitato anche a Siena nel mondo del calcio e in quello del basket. È una città dove mi sento di dire si può vivere in tranquillità, è una città abbastanza sicura, questo però non significa che non si debba tendere a miglioramenti, che dobbiamo continuare a preservarla da fenomeni delittuosi e dobbiamo anzi cercare di migliorare, quindi cercare di contrastarli ancora di più e cercare di fare in modo che questa città sia sempre di più vivibile, sempre più sicura.
Cambiamo argomento, boom di richieste di esami e visite specialistiche per il cosiddetto long covid anche alle Scotte di Siena. La professoressa Elena Bargagli, medico in area covid e specializzata in malattie dell'apparato respiratorio, fa il punto sugli accertamenti continui che soprattutto i malati e i ricoverati stanno eseguendo con cadenza periodica. Esami al cuore in aumento e record di TAC al torace. È anche questo il peso del post-Covid, un'eredità fotografata perfettamente dal boom di richieste per visite specialistiche in tutta la regione toscana. Un aumento anche del 40% rispetto allo scorso anno, che si legherebbe a doppio filo con gli effetti del cosiddetto long Covid. Si tratta di visite e accertamenti strumentali che verrebbero eseguiti più o meno con cadenza periodica, soprattutto a chi ha avuto importanti sintomi durante la malattia. Abbiamo notato un incremento, soprattutto nelle ultime settimane, esponenziale, direi, del numero di richieste di visite pneumologiche, spirometrie, controlli post-Covid. La Regione Toscana, come sapete, ha organizzato un follow-up strutturato nelle principali aziende del territorio, con un controllo seriale ogni 3 mesi di tasse, spirometrie, visite pneumologiche e altri di valutazioni. Tuttavia questo è rivolto principalmente ai pazienti ricoverati che hanno sviluppato un Covid molto grave. Sono tanti gli effetti preoccupanti, dai problemi cardiologici e cardiovascolari all'affanno nella respirazione e alla stanchezza, fino anche a conseguenze neurologiche. Gli specialisti ci spiegano quali sono i segnali del nostro corpo che non dobbiamo sottovalutare. Osservare come molti pazienti sviluppano come sintomo molto comune la fatica, quindi questa stanchezza, questa fatica patologica, l'impossibilità di fare le scale, la difficoltà di riprendere l'attività lavorativa, la difficoltà di riuscire a compiere appunto l'attività sportiva, eccetera. Altri sintomi comuni e anche comunque di rilevanza è per esempio l'affanno e la tosse, quindi la presenza di palpitazioni, diciamolo con una parola semplice, o di dolore toracico deve richiedere appunto una valutazione specialistica e anche la possibilità di accedere a un ecocuore per escludere, per esempio, la presenza di un versamento tachicardico. L'altro sintomo che è sicuramente un'allerta è quello neurologico. Noi abbiamo un certo numero, in realtà un numero rilevante, quasi il 30% dei pazienti che hanno risposto nel post-Covid al questionario riferiva a sintomi di tipo neurologico, quindi difficoltà di concentrazione, alterazione della memoria, difficoltà proprio nella vita lavorativa, nella vita quotidiana. Siete presente con i giovani per ripartire. È questo il nome del bando realizzato da CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì. I vincitori dell'area di Siena riceveranno 40.000 euro di finanziamenti. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Quasi 40.000 euro di finanziamenti per 8 progetti dell'area di Siena. Vincitori del bando e siete presente con i giovani per ripartire, realizzato da CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 fondazioni bancarie della Toscana. Sono 8 progetti con 5.000 euro l'uno. Può sembrare un piccolo sostegno, ma i sostegni economici sono tutti importanti quando si vuole realizzare qualche cosa. È ovvio che va a sostenere l'idea, quindi la progettualità, e soprattutto in una fase di ripresa economica diventa, secondo me, una testimonianza importante di attenzione a coloro rispetto ai quali anche quelli della mia generazione spesso si riempiono la bocca, no? Dobbiamo passare il testimone, dobbiamo aprirci alle nuove generazioni. Questa mi sembra un gesto concreto. Il bando punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio, nonché di facilitare il ricambio generazionale all'interno delle organizzazioni. Un gran bel risultato, secondo il mio punto di vista, perché gli 8 progetti coinvolgono tante associazioni come partner, e quindi in un momento post-pandemia, come questo, direi che la volontà del volontariato si è espressa anche in questo modo di esprimersi attraverso la presentazione di progetti che hanno ottenuto un contributo tutto sommato discreto di 5.000 euro ciascuno, che serve appunto per avvicinare i giovani, perché i giovani sono il nostro futuro, i giovani vanno coinvolti, i giovani in un modo o nell'altro vanno
considerati e considerati di più rispetto a quanto non si sia fatto fino ad oggi, per cui da questo punto di vista c'è la massima soddisfazione da parte della delegazione CESVOLT di Siena. Al Vinitaly di Verona, allo stand di Confagricoltura, si è tenuto oggi l'evento Chianina e Piemontese, l'incontro di vino. I protagonisti assoluti sono stati i vini rossi DOCG di Siena e Cuneo e la carne Chianina. Lorenzo Agnelli. È in corso a Verona l'edizione 2022 del Vinitaly, presenti tantissime aziende agricole e vitivinicole senesi insieme a Confagricoltura, che all'interno del proprio stand ha organizzato un evento dal nome Chianina e Piemontese Incontro di Vino. Un incontro che decreta un inconsueto sodalizio tra le eccellenze di due territori italiani distanti, come quello di Siena e Cuneo. Ospiti di questa mattina sono stati Luca Venturi, autore e direttore artistico del Siena International Photo Awards, e Paolo Negro, ex calciatore professionista e attualmente in forza allo staff tecnico della CN Siena. Fondamentalmente ho parlato di Siena, è stato un onore insomma rappresentare la città e quindi abbinare al vino anche l'arte della fotografia, in realtà la capacità di raccontare anche ciò che c'è dietro il vino, ciò che c'è dietro non solo un buon vino ma una bella azienda. E uno dei nostri progetti è anche quello proprio di abbinare un workshop fotografico sia al vino che all'olio, quindi questo sarà uno dei progetti futuri, il fatto di essere qui sicuramente ci facilita l'idea. Mangiare e bere bene ti fa bene anche alla mente, anche un atleta quando è sereno di testa può permettersi anche di bere e di mangiare delle cose che magari qualcuno pensa che invece sia impossibile. Invece è tutta una questione di testa, credo che mangiare e bere bene faccia molto bene ad un atleta. Secondo me un buon bicchiere di vino rosso fa benissimo ad un atleta e un calciatore nel mio caso. E a proposito di vino, per il consorzio Vino Chianti, 5.000 assaggi in due giorni al Vinitaly. A Verona, infatti, il consorzio è presente con 40 aziende, a cui si aggiunge un bancone istituzionale con oltre 250 etichette. È partita con grande slancio ed entusiasmo la partecipazione del consorzio Vino Chianti al Vinitaly di Verona, in programma dal 10 aprile fino a domani 13 aprile. Sono stati infatti circa 5.000 gli assaggi delle etichette portate dal consorzio nei primi due giorni del Salone Internazionale del Vino e dei Distillati. Per noi questo salone rappresenta la ripartenza vera, commenta Giovanni Busi, presidente del consorzio Vino Chianti. Dopo due anni di Covid è davvero importante essere di nuovo in presenza al Vinitaly, una fiera internazionale con operatori che arrivano da tutto il mondo. Le aziende del consorzio, spiega Busi, vivono questi giorni con grande entusiasmo, si respira aria di ripartenza e di ottimismo. Il mercato in questi due anni non si è mai fermato, ma poter riallacciare i rapporti con i clienti e gli importatori ci dà un ulteriore slancio per la ripartenza. A Verona il consorzio Vino Chianti è presente con 40 aziende, ognuna con un proprio desk, a cui si aggiunge un bancone istituzionale con oltre 250 etichette di Vino Chianti prodotte da un centinaio di aziende e un altro bancone istituzionale con una cinquantina di vin santo del Chianti DOC in assaggio. Quest'anno, aggiunge Busi, abbiamo avuto un'ulteriore novità, l'angolo del merchandising con tutti i prodotti a marchio Chianti, un'iniziativa in cui crediamo molto. Numerose aziende ci hanno già fatto richiesta di capi brandizzati a cui a breve daremo riscontro. Il mondo del vino, dall'altra parte, guarda anche con preoccupazione alla situazione della guerra in Ucraina. Il consorzio, spiega ancora il suo presidente, aveva in programma due eventi in Russia, uno a Mosca ed uno a San Pietroburgo, che ovviamente sono stati cancellati. Il mercato russo, chiude Busi, è molto importante perché pesa il 7-8% delle esportazioni di Chianti. Nella splendida cornice del Palazzo Malvini Malvezzi di Matera si è tenuta la riedizione della mostra di Pino Oliva Le realtà sospese. La prima edizione si era tenuta a Siena e all'inaugurazione ha partecipato anche l'assessore Francesco Michelotti. Sentiamo il servizio di Filippo Meiattini. Il legame tra la città di Siena e di Matera è sempre più stretto. Il pittore materano di fama internazionale Pino Oliva sabato ha inaugurato la sua mostra Le realtà sospese all'interno del palazzo storico Malvini Malvezzi. L'esposizione è una riedizione della mostra fatta a Siena nel bastione Madonna della Fortezza Medicea. Oltre ai vertici delle istituzioni locali, erano presenti all'inaugurazione anche il direttore dell'Associazione Lucani di Siena e l'assessore Francesco Michelotti come rappresentante del comune. Qualche mese fa a Siena abbiamo fatto questa mostra all'interno della Fortezza Medicea, che è un po' un punto di riferimento della città.
una cornice bellissima. Grazie all'iniziativa dell'Associazione Lucani di Siena, che è questo nucleo presieduto da Rocco Le Rose, dall'amico Rocco Le Rose, Filippo Rinaldi, Giuseppe Giordano, che nella nostra città è molto attivo e che si è distinto per numerose iniziative. Quindi ecco, questo credo che sia un po' un'iniziativa simbolica, perché permette di concretizzare questo legame fra le nostre città. E proprio l'altro giorno nella giunta comunale, quando appunto annunciavo al sindaco che sarei venuto qua non soltanto per il patrocinio, ma perché mi faceva molto piacere essere presente insieme agli amici, proprio il sindaco mi diceva che questo poteva essere lo spunto per una collaborazione anche permanente con il Comune di Matera, iniziative, convenzioni di carattere turistico e anche culturale. Le realtà sospese di Pino Oliva potrebbe dunque essere solo il primo passo di una più ampia collaborazione culturale e turistica tra le due città d'arte. Presente anche Monteriggioni alla Borsa Internazionale del Turismo, che è andata in scena a Milano. Nell'occasione il Comune ha deciso di promuovere la rievocazione medievale che si terrà questa estate al Castello. Anche Monteriggioni al BIT di Milano. Questa domenica, durante l'evento estivo allo Spazio Arena di Milano, infatti, è stata promossa la rievocazione medievale che si terrà al Castello questa estate. Una trasferta per la presentazione del Medieval Italy, un progetto di rete dei luoghi medievali italiani e dei loro eventi storici. La rete, che rappresenta oltre a Monteriggioni anche i comuni di città di Cairo, Montenotte, Serravalle Pistoiese, Pistoia, Fucecchio, Volterra, Calenzano, Fermo, Viterbo, Anagni, Narni, Ariano Irpino. Un piano che fa parte del circuito luoghi medievali, che punta a riunire su un'unica piattaforma i comuni medievali italiani. Al momento sono 16 i comuni presenti per 7 regioni rappresentate. Monteriggioni è stata tra le protagoniste della BIT, Borsa Internazionale del Turismo, che si è tenuta a Milano con la presentazione di Monteriggioni 1213-1554 in programma per il 9 ed il 10 di luglio. Quello milanese è stato un evento a seguito della firma del protocollo d'intesa tra 16 comuni italiani rappresentativi di 7 regioni, con l'obiettivo di formare una rete e condividere a livello nazionale una programmazione organica di eventi e manifestazioni storiche che potrà indirizzare turisti italiani e stranieri. Presente anche una delegazione di Monteriggioni, la quale ha sottolineato l'importanza della giornata anche per raggiungere sempre di più una fetta di turismo appassionato di Medioevo attraverso la promozione della città e del calendario di eventi della rievocazione, confermando così la lunga e prestigiosa tradizione di Monteriggioni di rievocazione storica grazie alla sua festa medievale. L'amministrazione comunale ha sottolineato come questo evento sia da considerare come un'opportunità in più per stabilizzare il flusso turistico sul territorio. Organizzare e comunicare un festival di teatro. Radicondoli prova a formare i giovani under 35 con una iniziativa a Palazzo Bizzarrini in programma il prossimo 21 maggio. Un incontro dedicato alle future generazioni, ha affermato il vice sindaco Luca Moda. Un incontro dedicato ai giovani under 35 per capire come si organizza e come si comunica un festival di teatro, musica, arte contemporanea come il Radicondoli Festival. L'iniziativa si svolgerà a Radicondoli, a Palazzo Bizzarrini, il prossimo 21 maggio 2022 dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Una giornata intensa in cui saranno presenti Massimo Luconi, regista e direttore del Radicondoli Festival, Giulia Calligaro, giornalista dell'ufficio stampa del Radicondoli Festival, Valentina Contu, comunicazione e social media, Francesco Dendi, che si occupa di organizzazione teatrale. Incontrare i giovani e far loro percepire la complessità e il valore del progettare e organizzare un festival, dice Luca Moda, vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Radicondoli, è l'obiettivo che ha questa iniziativa, di cui ringrazio l'associazione Radicondoli Arte e il direttore del festival Massimo Luconi. Il festival, osserva Moda, ci porta su un palcoscenico nazionale, non soltanto, ci fa essere protagonisti di ciò che muove nella contemporaneità della cultura, ci fa ospitare un laboratorio di idee che guarda lontano. Tanti giovani potranno dunque arrivare qui anche per capire la macchina da dietro, scoprire come nasce un festival, parte integrante del laboratorio di idee che appunto propone Radicondoli. È un primo incontro sui mestieri dello spettacolo, tra l'altro fuori dal calendario canonico del festival, fa notare Massimo Luconi, direttore del Festival di Radicondoli. È importante per iniziare un percorso di attenzione verso i diversi settori dello spettacolo, con incontri e stage di formazione, sottolineando l'evoluzione di Radicondoli come luogo che organizza e produce cultura.
I sindaci della Valdichiana Senese esprimono preoccupazione sull'ipotesi di un accorpamento della diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza con quella di Siena, Colle e Montalcino, dicendosi pronti a scrivere anche a Papa Francesco. Una settimana, quella che ci avvicina alla Pasqua, che molti fedeli vivono con preoccupazione per un possibile accorpamento della diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza con un'altra limitrofa che potrebbe essere direttamente l'arcidiocesi di Siena con le Valdezze e Montalcino. In particolare sono preoccupati dalle voci, ritenute credibili, che stanno circolando sempre più insistenti gli amministratori dei comuni che fanno parte della diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza, ovvero quelli facenti parte dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senesi, più alti distribuiti sulla provincia di Siena, come Abbadia San Salvatore, Radicofani e la frazione di San Giovanni d'Asso. I sindaci della Valdichiana Senese si dicono poi pronti a scrivere anche a Papa Francesco. Sì, anche perché crediamo che la nostra diocesi sia già stata recentemente, nel lontano ma non troppo lontano, 1985, ha visto fondere tre diocesi, a Montepulciano Chiusi Pienza, e siamo convinti che questo territorio abbia bisogno di un vescovo come questo di adesso, come sono stati anche i precedenti, che sia oltre che presente nelle liturgie classiche, dove un vescovo e dove un'unità pastorale è presente, anche nelle tante manifestazioni a cui la diocesi partecipa, le tante parrocchie partecipano. Quindi diciamo no a questa eventualità, non è ancora ufficiale, ma insomma noi già l'abbiamo detto, abbiamo messo le mani avanti, come si dice, siamo convinti che ci potranno ascoltare chi dovere. E adesso la nostra pagina sportiva, il calcio. Ieri durante la trasmissione Fuori Campo è intervenuto l'esterno del Siena Francesco Di Santo, sentiamolo nel servizio di Filippo Meiattini. 31 presenze, 3 gol e 8 assist. Sono questi i numeri collezionati da Francesco Di Santo con la maglia del Siena nella stagione ancora in corso. Il contributo dell'esterno però va ben oltre quello fotografato dai dati. In un campionato senza punti di riferimento per i bianconeri, lui è stata l'unica costante, offrendo prestazioni spesso qualitative e sempre dispendiose fisicamente. Poi però, anche per lui, come per molti altri giocatori del Siena, un infortunio ha interrotto bruscamente la sua stagione. Sto facendo il percorso di terapia e purtroppo ho avuto questo problemino che mi terrà lontano dai campi per un mesetto e mezzo, e quindi purtroppo la stagione è finita. Ho avuto una lesioncina all'adduttore e di conseguenza, ecco, non posso più far parte di queste ultime partite. Di Santo continua a sostenere i suoi compagni come può, ma con la stagione che volge al termine è anche tempo di pensare al futuro. Il contratto dell'esterno bianconero scade a giugno e con la società sono già iniziati i primi incontri. Per quanto riguarda il mio futuro, io ho il contratto fino al 30 giugno e ho avuto un incontro con la società e vediamo un attimo, insomma, l'evoluzione della cosa, ecco. E chiudiamo con il volley. È terminata con la salvezza diretta la stagione della Emma Villa Sobey Siena. Ai nostri microfoni il vice allenatore Paolo Falabella, che ha parlato del futuro suo e dello staff. Lorenzo Agnelli. È già tempo di pensare al futuro in casa Emma Villa Sobey Siena. Dopo la conquista della salvezza all'ultima giornata di campionato, il gruppo bianco-blu si sta concedendo una meritata vacanza. I vertici societari invece stanno lavorando per formare il nuovo roster del prossimo anno, ma anche e soprattutto individuare lo staff tecnico, primo passo determinante per poter parlare davvero di futuro. La sensazione pare essere quella di una riconferma del coach Paolo Montagnani, che ha ottenuto gli obiettivi fissati al suo arrivo, e con lui anche il resto dello staff, il vice coach Paolo Falabella e il preparatore tecnico Omar Pelillo. Lo staff tecnico ha lavorato in grande sintonia sia all'interno dello stesso che con i giocatori, e questo penso sia molto importante per il risultato ottenuto, cioè dipende molto da questo. Secondo me ci saranno delle conferme, ovviamente non posso sbilanciarmi, non ne sono neanche a conoscenza, certo. Ancora non, io ho un contratto annuale, quindi ci prenderemo 10 giorni di riposo perché siamo, certo, molto stanchi, e dopo valuteremo, però abbiamo lavorato in grande sintonia, ripeto, con un gruppo che umanamente è molto complicato da trovare, perché non c'era nessun problema all'interno, ed lo ha dimostrato nelle partite finali, in cui bisognava essere uniti, e soprattutto perché era un gruppo che non aveva
in un giocatore singolo la sua qualità. Non c'era un giocatore che, come si dice in gergo, toglieva le castagne dal fuoco, ma era una prestazione corale, ed anche per questo forse i risultati ci hanno messo un po' ad arrivare, perché prossimo bisognava costruire. Certo, certo. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo, come di consueto, e successivamente allo speciale dedicato alla Vismederi Costone, che è stata promossa in Serie C Gold. A seguire, in diretta, ovviamente ci troveremo di nuovo insieme, come ogni martedì, e questa sera parleremo dell'ex ospedale psichiatrico. Alle 23:30 circa la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e una buona serata.